Mezzanotte 26, buonasera, benvenuti al telegiornale della notte, telegiornale che scegliamo di aprire questa sera con quelli che sono le evoluzioni dell'inchiesta che ha sconvolto il mondo del calcio, della FIFA, lo sapete, sette arresti e che arriva incredibilmente alla vigilia, fra l'altro, della nomina del nuovo presidente. Nuovo poi si fa per dire perché in realtà ha buone possibilità di essere nuovamente rieletto Blatter che in realtà regge le sorti della FIFA, pensate addirittura dal 98 e che è indagato in questa vicenda. Sì, qualcosa si sta muovendo, accordi si stanno tessendo, dunque non è detto che debba ancora una volta ricoprire lui questo incarico. Nonostante la bufera giudiziaria sia esplosa 24 ore fa e l'FBI abbia arrestato molti potenti del calcio mondiale, il congresso della FIFA, chiamato a eleggere tra poche ore il nuovo presidente, si è aperto a Zurigo con il solito show, come se nulla fosse accaduto. Al centro della scena sempre lui, Sepp Blatter, indagato ma non sotto inchiesta, come recita la formula degli investigatori statunitensi, nello scandalo che riguarda soprattutto casi di presunta corruzione nell'assegnazione delle sedi dei campionati del mondo. Chi si aspettava un passo indietro, o almeno un mea culpa, da parte dell'uomo che da 17 anni governa il mondo del calcio, è rimasto deluso. Blatter ha ammesso che la sua federazione sta vivendo tempi difficili, avvertendo che i prossimi mesi non saranno facili perché porteranno altre cattive notizie dalle inchieste sulla corruzione. Ma la colpa di tutto questo, ha tenuto a precisare Blatter, non è certo sua, ma di alcuni individui che portano vergogna e umiliazione e richiedono azione e cambiamento da parte di tutti. A chiedere il cambiamento è anche il grande nemico di Blatter, il presidente della UEFA Michel Platini, durissime le sue parole. Sono disgustato, per cambiare davvero bisogna che Blatter se ne vada, ha detto Platini, che ha aggiunto che l'Europa appoggerà compatta l'altro candidato, il principe giordano Ali bin al-Hussein. La conferma è arrivata dalle parole di Carlo Tavecchio, che in un comunicato ha confermato che l'Italia seguirà la linea indicata da Platini, ma difficilmente basterà. Per vincere la partita della presidenza FIFA al primo scrutinio serve una maggioranza di 2/3 dei 209 membri delle federazioni, ma dalla seconda votazione il quorum si abbasserà alla maggioranza semplice. Blatter sembra al momento ancora in polla, avendo incassato nelle ultime ore l'appoggio della Confederazione Africana e di quella asiatica, che insieme mettono sul piatto la bellezza di 100 voti. Ma la vera novità potrebbe arrivare dal cambio di rotta annunciato dalla Confederazione Sudamericana e da quella del Centro e Nord America, insieme 45 voti, che non hanno nascosto di voler appoggiare, almeno a parole, il cambiamento invocato da Michel Platini. Ecco perché, se Blatter rimane il grande favorito, l'esito finale della partita non è poi così scontato. Oh, e però è evidente che se ci sono state tangenti legate all'assegnazione dei luoghi dove svolgere appunto i campionati, questi stessi luoghi, queste stesse assegnazioni sono in bilico e nel 2018 si dovrebbe giocare in Russia e sono proprio i russi quelli che hanno preso peggio, diciamo, le notizie di questa inchiesta, tanto da parlare addirittura di un clima di guerra fredda, anche perché invece gli inglesi, Cameron in testa, hanno chiesto apertamente che vengano per l'appunto riviste le assegnazioni. Si parla della Russia, ma si parla anche del Qatar per il 2020. Lo scandalo FIFA, scoperchiato dall'FBI e dalla magistratura svizzera, sta diventando sempre più una questione di politica internazionale, amplificato dal clamore di arresti e dal calderone di affarismo e corruzione. Nel mirino delle inchieste c'è infatti anche l'assegnazione dei mondiali del 2018 alla Russia, nonché di quelli del 2022 al Qatar. Assegnazione avvenuta secondo procedure del tutto corrette, secondo il ministro dello sport russo, Vitaly Mutko. Ma la discesa in campo che ha fatto più rumore è stata quella di Vladimir Putin in persona, che ha attaccato gli Stati Uniti difendendo il padre padrone del calcio mondiale. È un chiaro tentativo di impedire la rielezione di Blatter e di bloccare i mondiali del 2018, ha detto Putin, oltre che un tentativo degli Stati Uniti di estendere la loro giurisdizione ad altri stati. Gli USA, ha proseguito il leader del Cremlino, non hanno niente a che fare con le questioni della FIFA. Questi arresti sono a dir poco strani. Benzina sul fuoco dei rapporti tra Russia e Occidente, già complicatissimi a causa della sempre aperta questione ucraina, un'altra delle motivazioni che Putin
Putin teme possa essere utilizzata per sottrarre i mondiali alla Russia, magari a vantaggio della Gran Bretagna. E proprio dal Regno Unito, che aveva presentato la sua candidatura per il 2018, sono arrivate le parole più dure nei confronti di Blatter, con il premier Cameron che attraverso un portavoce ne ha chiesto le dimissioni e il ministro degli esteri Hammond che in modo decisamente irrituale ha parlato della necessità di riformare profondamente la federazione internazionale. Altro ministro degli esteri intervenuto nella questione, il francese Fabius, che invece avrebbe voluto un rinvio delle elezioni per la presidenza FIFA. E allora vedremo se ci saranno nuove assegnazioni. Nel frattempo noi ci rispostiamo in Italia, andiamo a vedere quello che è successo oggi fra Milano e Melfi. A Milano si è svolta eccezionalmente l'assemblea annuale di Confindustria, la sede dell'Expo, e quindi c'era il presidente Squinzi che fra l'altro ha parlato tutto sommato abbastanza bene dell'operato del governo, anche se si è lamentato di alcune leggi, in particolare per esempio delle nuove leggi che sono state approvate sui reati ecologici, intoppi secondo lui per l'operato appunto degli industriali, ma ad ascoltarlo non c'era il presidente del Consiglio, che ha preferito invece andare a Melfi nello stabilimento FC Alex Fiat con Marchionne, che fra l'altro non fa parte di Confindustria. È l'ennesimo segnale di un feeling sempre più stretto tra il capo del governo e quello della Fiat Chrysler, che da tempo di Confindustria non fa parte. In visita alla fabbrica di Melfi, Matteo Renzi è arrivato a bordo di una delle Renegade rosse destinate al mercato americano, con Sergio Marchionne alla guida della Jeep. Un segnale tanto più significativo considerato che 800 chilometri più a nord in contemporanea il presidente Giorgio Squinzi apriva l'assise degli industriali, spostata per la prima volta da Roma all'Expo di Milano. L'apprezzamento di Confindustria per le riforme avviate da Palazzo Chigi l'ha raccolto il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi. Assente al vertice degli industriali, Renzi ha preferito accendersi i riflettori sul set dell'ex stabilimento Fiat Lucano, non fosse altro perché da lì Sergio Marchionne ha lanciato una buona notizia. Guardi, abbiamo fatto i conti adesso, siamo già a 12.000 persone, incluso il comprensorio, probabilmente aumenteremo di altre 1.000 persone per la fine dell'anno. Quelle di Renzi sono riforme giuste, era necessario sbloccare il sistema, ha detto Marchionne, appoggiando anche la recente uscita del Presidente del Consiglio sul sindacato unico. E in serata il Premier è tornato sul tema, ospite della trasmissione Virus. La legge sulla rappresentanza sindacale va fatta, il sindacato unitario c'è in Germania e funziona, ha detto Renzi. Quanto a Confindustria, a Squinzi ho mandato un messaggio di affetto e stima, ha detto il Presidente del Consiglio, ma c'è bisogno di fare le cose e non assemblee ed iniziative. Il messaggio continuava dicendo... E poi c'è la politica, quella in vista del voto delle regionali, con la polemica ancora viva sulla presentazione della lista dei cosiddetti impresentabili. La Commissione Antimafia lo farà domani nel primo pomeriggio e appunto non sono mancate ancora le polemiche sia in senso garantista che invece nell'altro verso, ovvero di chi voleva che quei nomi fossero resi noti molto prima. La lista nera degli impresentabili verrà diffusa domani pomeriggio. La commissione antimafia, presieduta da Rosy Bindi, si riunirà infatti alle 13. Al termine si conosceranno i nomi dei candidati che non rispondono ai requisiti del codice di autoregolamentazione dei partiti. I nomi di tutti, perché in realtà quelli di 4 presenti nelle liste in Puglia sono già filtrati martedì scorso. Nella lista ce ne sarebbero un'altra decina, tutti candidati in Campania. Ma sull'iniziativa della Commissione continuano le polemiche. Per il presidente dell'anticorruzione, Raffaele Cantone, la Commissione parlamentare attribuisce indebitamente un bollino blu che in realtà spetta ai cittadini che votano. Per i 5 Stelle, al contrario, la Bindi non solo ha ritardato la diffusione dei nomi, ma ha voluto anche contenere i danni riducendo il nome dei candidati coinvolti. Ma critiche all'iniziativa della Commissione arrivano anche da una parte del PD, mentre Renzi rivendica la bontà dei candidati democratici. Noi il problema non ce l'abbiamo, altri rivali e alleati sì, è la frecciata di Matteo Salvini a Renzi e Berlusconi. È tutta una pagliacciata invece per Maurizio Gasparri. La Bindi mette nella lista chi non ha rispettato il codice della strada, ma tace dello scandalo De Luca, attacca il vicepresidente del Senato. In difesa del candidato PD alla guida della regione Campania interviene il ministro delle riforme Boschi. Per la legge Severino è candidabile ed eleggibile. E con questa frase il ministro prova a chiudere il caso.
Su De Luca pesa la sospensione prevista per gli amministratori locali con una condanna anche di primo grado. De Luca è stato giudicato colpevole per abuso d'ufficio. La Cassazione ha precisato che a pronunciarsi su questi casi deve essere il giudice ordinario, con i suoi tempi più lunghi rispetto al TAR. Per risolvere il nodo potrebbe intervenire il governo modificando la legge Severino. Lo escludo, dice ancora la Boschi. E visto che appunto siamo in campagna elettorale, doppia presenza questa sera in televisione di Silvio Berlusconi prima e Matteo Renzi poi, intervistati praticamente su tutto. Renzi Berlusconi, non un faccia a faccia, ma uno dopo l'altro, a Virus su Rai 2. Il leader di Forza Italia va all'attacco, la sinistra ha aumentato le tasse, è incapace di rispondere alla crisi, bisogna abbassare le imposte, dice il Cavaliere. Il nostro Vangelo di liberali, meno tasse, meno tasse, meno tasse, meno tasse sulla famiglia, meno tasse sulle imprese, meno tasse sul lavoro, che producono più consumi, più produzione, più veri posti di lavoro e danno allo Stato anche i mezzi necessari per aiutare chi è rimasto indietro. Silvio Berlusconi è convinto di poter vincere non solo in Veneto alle regionali di domenica. Invita i moderati a non disertare le urne. Sarebbe una colpa grave, avverte. In Liguria Toti ce la farà, assicura. I cittadini non sono autolesionisti. Voteranno per il cambiamento. Quanto al candidato del PD per la regione Campania, Vincenzo De Luca, che rischia, in caso di elezione, la decadenza per effetto della legge Severino, in quanto condannato in primo grado per abuso d'ufficio, il Cavaliere è cauto. Non so se è impresentabile, io sono garantista, dice. Berlusconi parla anche del futuro del centrodestra, da ricostruire. Ma il leader spiega, non si può scegliere con le primarie che possono essere inquinate, a meno che non siano disciplinate da una legge. Il Cavaliere non esclude che si possa riaprire il dialogo con Renzi, ma non so se si potrà fare, precisa, perché anziché all'interesse del Paese, pensa a quello della sinistra, forse siamo molto diversi. Matteo Renzi sferza gli avversari, Forza Italia a braccetto con la Lega, il Movimento 5 Stelle e la sinistra radicale. L'attenzione per la Liguria, dove il candidato ex PD Luca Pastorino è un'insidia in più per l'aspirante governatrice Raffaella Paita. La sinistra masochista sta cercando di mandare a casa il Partito Democratico in calza. Poi il Presidente del Consiglio parla di De Luca. A Salerno è stato un sindaco straordinario che ha realizzato moltissimo, sottolinea. E sul rischio di decadenza chiarisce. Nei casi di condanna in primo grado, esatto, si riferisce, in questo momento in Italia ha avuto due casi di applicazione. Sì. Un caso il sindaco di Napoli, Luigi Di Magistris, sì. Un caso il consigliere regionale Amati in Puglia. Okay. In entrambi i casi, in un caso il tribunale amministrativo, in un caso il tribunale civile, hanno reimmesso in ruolo De Magistris e Amati. Amati non più perché è andato alla campagna elettorale, ma gli ha dato ragione a lui. Okay. Quindi è normale che De Luca dica, se io vinco poi facendo ricorso ho lo stesso diritto di trattamento di Amati o di De Magistris. Ed è stato oggetto di strumentalizzazione politica, elettorale, forse non poteva essere diversamente, soprattutto da parte della Lega e di Fratelli d'Italia, l'incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma. Tre persone, tre nomadi a bordo di un'auto piombati su un gruppo di persone, una donna filippina uccisa e altre sette persone rimaste ferite. Oggi ci sono state delle manifestazioni e però dalla comunità filippina è arrivato un appello, vogliamo giustizia, non razzismo. Noi lavoriamo qua, viviamo qua, partecipiamo a livello di tutto, di sociale, politico, economico, contribuiamo e quindi vogliamo sicurezza, sicurezza e poi adesso giustizia. Un mazzo di fiori legato al palo della fermata dell'autobus e candele accese pregano qui i familiari e gli amici di Corazon Perez a bordo. La donna di origine filippina e cittadinanza italiana di 44 anni travolta e uccisa dall'auto impazzita nel quartiere Boccea, periferia ovest di Roma. Piangono composti, lontani dal clamore del marciapiede di fronte, dove gli abitanti della zona protestano contro i campi Rom, con i leghisti ed esponenti di destra che tentano di cavalcare la loro rabbia. La polizia intanto
rastrella la città in cerca di padre e figlio rom, i due uomini che erano a bordo dell'auto pirata insieme alla 17enne arrestata per concorso in omicidio volontario, che sarebbe la moglie del ragazzo. L'auto procedeva ad una velocità folle quando la polizia ha tentato di fermarla, ha aumentato la velocità ed ha investito una dopo l'altra 9 persone, sorprendendole mentre attraversavano la strada o aspettavano l'autobus. Corazon è rimasta per qualche secondo aggrappata al cofano della macchina prima di essere travolta e uccisa. A casa l'attendevano le due figlie adolescenti. Gli 8 feriti sono ancora ricoverati in ospedale. A loro chiedono perdono i parenti degli investitori da questo campo nomadi pattugliato dalla polizia per paura di ritorsioni. È il momento di parlare di sport. In studio c'è Ugo Francecanava. Grazie Flavia, sì, parliamo di sport, parliamo di calcio, ma di calcio giocato. Siamo all'antivigilia dell'ultima giornata di campionato in Serie A, una giornata che deve ancora dare un verdetto, quello del terzo posto, quello dell'accesso comunque alla Champions League del prossimo anno, ma mentre ancora Napoli e Lazio devono contendersi questo ambito, questo agognato terzo posto, si guarda già al futuro e proprio a partire da Napoli, dove Benitez oggi ha dato un addio anticipato. Metti De Laurentiis e Benitez uno a fianco all'altro a 4 giorni da un Napoli-Lazio decisivo per la Champions e ti chiedi il senso di questa conferenza stampa. Era risaputo che il rapporto fosse ai titoli di coda e allora che fretta c'era di un annuncio dell'imminenza di una sfida che ha ridato al Napoli l'orizzonte europeo che sembrava sparito. Il mio ciclo finisce, io voglio finirlo bene, se possiamo vincere la prossima partita e lasciare al Napoli al livello che noi sappiamo che può essere. E ho fiducia che sarà così. Il regalo d'addio prima di abbracciare, così sembra, il Real Madrid è un'intenzione nobile, però bisogna vedere la reazione della squadra di fronte ad un allenatore che ufficialmente non fa più parte del progetto. Un enigma, perché ci sono calciatori, tra questi Higuain, che potrebbero decidere anche di prendere un'altra strada. Nel Napoli saluta dopo 6 stagioni pure il direttore sportivo Riccardo Bigon, segnalato verso il Verona, dove lascia questo ruolo Sogliano. Bagno di folla in casa Lazio per sostenere il gruppo di Pioli nell'ultimo assalto al terzo posto dopo le sconfitte con la Juve nella finale di Coppa e nel derby. Nuovo infortunio al ginocchio per Biglia. Adriano Galliani è rientrato da Madrid dopo il pressing su Ancelotti che ha portato un misurato ottimismo. Il 50-50 che ha detto Carlo, speriamo che diventi 100. Chiariti molti punti con il tecnico che darà una risposta a mercoledì prossimo dopo aver anche sostenuto l'intervento chirurgico. Nella marcia di avvicinamento alla finale di Berlino la Juve non perde tempo per il futuro. Dybala ha sostenuto le visite mediche e il tedesco Khedira è sempre più vicino a parametro zero. Il Giro d'Italia, vittoria in solitaria nella 18ª tappa che ha riportato la carovana in Italia, precisamente a Verbania. Il successo è arrivato per l'ex campione del mondo, il belga Philippe Gilbert, il 32enne che in questo giro aveva già conquistato la 12ª frazione, è arrivato in solitaria al traguardo al termine di un potente attacco nato a 20 km dalla fine. La maglia rosa Alberto Contador è arrivato a 6 minuti e 05 da Gilbert, ma ha staccato ulteriormente i suoi più diretti rivali per la vittoria finale, gli uomini Astana, Landa e Fabio Aru, ha aumentato così il suo vantaggio in classifica generale, dunque nulla sembra più poter fermare Alberto Contador verso la definitiva consacrazione ancora una volta a Milano. Flavia, a te. Un aggiornamento di una notizia che arriva da Baghdad, perché intorno alla mezzanotte 2 autobombe sono scoppiate nei 2 alberghi più importanti della città, lo Sheraton e il Babylon. Al momento si contano almeno 10 vittime e una 30ina di feriti. Si tratta di 2 autobombe per l'appunto che sarebbero scoppiate nel garage degli alberghi che sono frequentati soprattutto dalla stampa internazionale ma anche da membri del governo, spesso si svolgono lì attività appunto e riunioni. Al momento non ci sono altre notizie più dettagliate, ma è evidente, e non ci sono evidentemente anche rivendicazioni di questo attentato che però rientra molto probabilmente nella lotta che ormai caratterizza da tempo sciiti e sunniti per l'appunto nella capitale irachena. È davvero tutto per il momento, è mezzanotte 45, quindi non mi resta che augurarvi la buonanotte, la prossima edizione del telegiornale domani mattina alle 7:30 per tutti gli aggiornamenti.